la libertà, viva la libertà, la libertà, la libertà, la libertà. Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. E vi ricordo, amici miei, che per sostenermi basta solamente un like a questo video e poi seguirmi su tutti i social, quelle stronzate lì. La curiosità, caratteristica radicata in quegli esseri chiamati Homo sapiens. Abbiamo quel forte impulso di conoscere ossessivamente le vite degli altri, rendendo così la nostra vita arida e ricca di insoddisfazioni. Ci stanno tante cose. Sicuramente siamo attratti da cose che sicuramente avrebbero arricchito sensibilmente il nostro bagaglio culturale. Rimaniamo infatti affascinati guardando gente che sbraita o litiga, soprattutto se uno dei protagonisti della vicenda è una persona che seguiamo costantemente e a cui riponiamo la nostra totale fiducia solo perché è famoso. Non mi invito a stringervi la mano perché sarebbe ipocrisia. Ma soprattutto siamo attirati prepotentemente dagli scandali che sconvolgono gente mediamente famosa. In questo modo saremmo stati in grado di dar da mangiare al mostriciattolo dell'indignazione, insito dentro di noi, per poter sfogare tutte le nostre più recondite frustrazioni. Caccia le politiche! La realtà è questa! Sicuramente una dura pena l'avrebbero pagata in tempi che furono la gente che avrebbe rischiato la vita solo per aver affermato dei pareri personali, come in epoca medievale. Sarebbe bastato molto poco per essere tacciati come fattucchiere, anche futili affermazioni sulla miglior qualità di un cibo rispetto ad un altro. La parmigiana, che è ancora più meglio della pasta. No, signora mia, le posso garantire che la pasta è meglio della parmigiana. Quindi, a morte! E sa dove verrà giustiziata? Sul rogo, dove vedremo bruciare insieme a lei salsiccia piccante, provolone e tante altre cose. La braccia accesa. Tutto però cambierà grazie ad una scoperta grandiosa. Nei primi anni del 1800, un'immagine impressa su carta, ovvero la fotografia. E dobbiamo tutto ad un uomo francese, un certo Joseph Nicéphore Niépce, spero si pronunci così, che per scopi artistici avrebbe voluto far avverare un suo sogno, ovvero un modo per fissare delle immagini reali su un foglio per renderle immortali. Nasce la fotografia e questa che vediamo qui è una delle prime mai realizzate. La fotografia rivoluzionerà il mondo negli anni successivi. È possibile in questo modo documentare grandi avvenimenti per renderli fruibili ai posteri, rendendo alcuni momenti davvero iconici. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo la privacy. La fotografia viene utilizzata inizialmente per scopi divulgativi, di cronaca e di indagine, ma come tutte le invenzioni si dirama anche in lati altamente futili e distruttivi. Siamo agli inizi del 1900, quando le riviste iniziano ad inserire tra gli articoli fatti di cronaca rosa, ovvero narrando le gesta amorose di famiglie aristocratiche o personaggi dell'Italia bene. Tutte persone gentili. Qui possiamo rimanere estasiati da un Gabriele D'Annunzio in tanga. Anno 1927, la rivista è Novella, che qualche anno dopo sarebbe diventata Novella 2000. E D'Annunzio mostra un bastone di tuono di dimensioni opulente che avrebbe fatto nascere leggende che durano ancora oggi, ovvero che si sarebbe fatto rimuovere due costole per poter soddisfare in autonomia i suoi più reconditi pensieri sporcaccioni, provocandosi piacere da solo. Ma la cronaca rosa, fatta di scandali ed adulteri, vedrà il suo massimo picco nel dopoguerra, con la nascita di numerose star, e negli anni 60 viene anche coniato un termine per quei giornalisti muniti di macchina fotografica che scovano le star in momenti privati, tipo Maria De Filippi, che copre quel pacioccone di costa per non farli prendere freddo. Questi vengono rinominati paparazzi. Ma perché vengono chiamati paparazzi? Con il termine paparazzo si definiscono a volte in modo dispregiativo quei fotografi specializzati nel riprendere personaggi famosi in occasioni pubbliche o nella loro sfera privata.
privata, quasi sempre cercando le situazioni più particolari, più rare, più compromettenti. Il termine è una parola d'autore, creata e diffusasi grazie al film del 1960 La dolce vita di Federico Fellini, nel quale un personaggio che esercita questa professione ha il cognome Paparazzo. Tra i più famosi paparazzi troveremo un certo Rino Barillari, definito il King dei paparazzi. Il suo mestiere è beccare i grandi divi e fotografarli, e questo lo renderà celebre e molto pagato. Fellini voleva distruggere questo nome, ma invece il mondo è cambiato. È il terzo vocabolo italiano conosciuto al mondo: pizza, Ferrari, paparazzo. Ma io ricordavo diversamente, tipo pizza, spaghetti e sexy giletti. Tempesta. Paparazzo però non sarebbe stato invece il cognome di uno dei più potenti portatori di scoop che lo stivale italico abbia avuto. Il suo cognome sarebbe stato riconducibile ad una birra, ad un celebre virus o alla parte superiore di un molare, ovvero Corona. E lui si chiama Fabrizio Maria. Fabrizio Maria Corona. Ma tutti lo chiamano Fabrizio Corona. Non sappiamo benissimo come sia nato ed il motivo della sua popolarità. Sappiamo che un giorno è entrato a far parte delle nostre vite. Sappiamo che esiste come figura eterea ed onnipresente. Un po' come quell'amico simpatico, quello che ti fa ridere, quello che ti offre uno spritz, però poi ti scopa la moglie e mette un chilo di sale nell'acquario dei tuoi pesci. Un vero burlone, una gran simpatica canaglia, un gran combina guai, ma dai, però è troppo figo, quindi può. Volere e potere, io dico sempre, tutto ciò che voglio lo prendo. Colui che invece lo prenderà nell'oscuro pertugio posto nel deretano sarà colui che invece lo avrebbe scoperto molti anni prima, precisamente nel 1998. Il suo nome è Dario Gabriele Mora, ma tutti lo chiamano Lele, di mestiere agente dei VIP. Siamo ragazzi che ci siamo, amiamo divertirci, non è detto che tu bisogna... con gli uomini però, non è che con le ragazze ti diverti più di tanto. Ma io le mie più grandi amiche sono sempre state donne. Poi amo avere sempre intorno a me un bel arema anche di uomini. Tra questi uomini ci sarà anche il bel Fabrizio, che vede in Lele un'opportunità. Il giovane Corona ha un magnetismo importante e riesce ad entrare nelle grazie di Lele, che se ne innamorerà e lo coprirà di regali. Quello è stato un grande amore, era un amore nascosto, forse un amore comprato, forse un amore all'inizio corrisposto da ambo le parti. Dopo credo che sia partita una mina vagante nella sua testa e è stato colpito da una grande malattia che non so come si chiama, ma si chiamano soldi. I soldi, coloro che avrebbero portato Fabrizio ad una caduta negli inferi per rialzarsi in continuazione e poi cadere di nuovo, e poi rialzarsi di nuovo e poi cadere un'altra volta, come narra la sezione Wikipedia di Corona in relazione ai provvedimenti giudiziari. E l'inizio dei guai inizia appunto nell'anno 2000. Fabrizio vede un'opportunità nella vendita di foto. Nasce la sua agenzia omonima fotografica. Il core business: fotografare gente importante in pose meno importanti, tipo i calciatori. Corona, le sembra una foto normale da un calciatore di Serie A? Ho capito, ma io le dico, ma le sembra una foto normale questa? C'è un calciatore di Serie A sdraiato su un tavolo con una che gli fotografa il pene? La pratica della foto del pene sarebbe diventata normalità solo anni dopo, ma negli anni 2000 quelle foto valgono mille euro e Corona diventa con la sua agenzia il king dei paparazzi. Io ti fotografo per poi vendere le foto a qualche rivista scandalistica a prezzi esagerati, oppure se le vuoi le vendo proprio a te che sei il protagonista della vicenda. Corona fonda il suo successo sul distruggere quello degli altri, in nome della verità e conservando tutte queste foto compromettenti in un vero e proprio archivio segreto. In che percentuale, Fabrizio, questo tuo archivio contiene fotografie che potrebbero dare imbarazzo alle persone ritratte? Su 1000 foto, in che percentuale? 100%, Nunzi. Tutte? Certo. E questo secondo te può essere un'azione, come dire, di intimidazione indiretta? Cioè le persone potrebbero avere paura a esprimersi nei tuoi confronti o a agire... No, perché non l'ho mai usato in questo canale, è perché le foto, l'80... Aspetta, fallo finire. Sì.
La maggior parte di quelle foto sono state vendute, la maggior parte. Foto che saranno vendute a numerosi personaggi, tra cui un noto calciatore francese, David Trezeguet, che pagherà 25.000 euro per impedire la pubblicazione di un servizio fotografico che lo avrebbe ritratto con una donnina in procinto di commettere adulterio. Ovviamente tutto questo a volte anche senza fattura, una specie di ricatto, ma un ricatto amichevole. È una richiesta di denaro nei confronti di un soggetto, mettendolo di fronte a un fatto compiuto, ovvero o mi dai questi soldi o io ti rovino. E come a Trezeguet, anche ad altri numerosi calciatori verranno vendute foto compromettenti, sempre in pose poco consone ma molto virili. Queste foto cosa rappresentavano? Era lui che si baciava e faceva qualcos'altro in macchina con una ragazza. Questo qualcos'altro che cos'era? Scusi, signor magistrato, foto, non ho visto se gli ha messo il pene all'interno dell'utero, ma ho visto che erano nudi entrambi? No, aveva i pantaloni abbassati e lei aveva le gambe aperte. Aperte a causa di questo saranno anche le porte del carcere che avrebbe varcato Fabrizio perché verrà coinvolto nel caso Vallettopoli. E sarà questo processo, di cui un giorno vi parlerò, ma non è questo il giorno, che farà divenire il bel Fabrizio personaggio famoso e conosciuto da tutti. Sono diventato un personaggio, mi ha portato fino adesso soltanto dei vantaggi, ho prodotto una linea di abbigliamento, ho prodotto una linea di intimo, ho fatto un libro che ha venduto più di 300.000 copie, diciamo che il mio business è aumentato del 40%. Corona diventa il bad boy per eccellenza, stimato dagli uomini e amato dalle donne, un Robin Hood che ruba i ricchi per dare a se stesso, o uomo libero che fonda la sua libertà nel negarla agli altri per regalare i segreti più reconditi alla pubblica piazza. Un giornalista che giornalista non è, un fotografo che fotografo non è. Sono un agente di fotografi e vendo fotografie. In vita mia non ho mai fatto una foto, non so neanche come si accende una macchina fotografica.